The Adventure of the Masonic Story, un'avventura che fu pubblicata a stampa dopo essere stata rappresentata in teatro a firma Conan Doyle. Conan Doyle, nostro caro amico, aveva avuto modo di leggere i miei appunti e mi aveva tratto un'opera teatrale. Io per lo Strand la ripresi com'era, senza trascriverla in soggettiva. In quell'occasione, Watson ebbe un ruolo marginale e i suoi appunti si basarono prevalentemente su quanto gli ho riferito io. Forse per questo il racconto risulta privo di quegli avvenimenti e di quegli inserti fantasiosi che caratterizzano i suoi testi originali. Nell'estate del 1903 fui chiamato ad occuparmi del furto della pietra di Mazzarino, un diamante di grande valore, per il cui ritrovamento mi chiesero aiuto le alte sfere. Scoprì con una certa facilità che il colpevole, l'autore del furto, era un noto criminale, il conte Negretto Silvius, che aveva utilizzato come esecutore materiale un suo scagnozzo, tale Sam Merton. Mi mancava però un'informazione importante: dove avessero nascosto la pietra. A quel punto, in un impeto di temerarietà, il conte, che si era accorto di essere pedinato, si presentò con Merton a Baker Street per intimorirmi, per convincermi a lasciarlo stare. Ma non riuscì a farmi paura, anzi, fu io a metterlo in difficoltà. Gli dissi che sapevo tutto, giocai a carte scoperte. Li avrei fatti arrestare comunque, Watson era appena uscito per chiamare Scotland Yard. Avevano un solo modo di attenuare la loro posizione, rivelare il nascondiglio della pietra. E qui intervenne Offenbach. Li lasciai soli a riflettere, affermando che mi sarei recato nella stanza accanto a suonare la barcarola dei racconti di Hoffman. A short try over the Hoffman barcarola upon my violin. In 5 minutes I shall return for your final answer. I due presero a discutere tra loro, poi decisero di tentare un ultimo inganno. Avrebbero finto di voler rivelare il nascondiglio della pietra per prendere tempo, mentre in realtà sarebbero partiti per Amsterdam per tagliarla. La pietra era in realtà in una tasca segreta della giacca del conte, che a un certo punto la estrasse per mostrarla al compare. Io, che dopo essermi recato nella stanza accanto, mi ero uscito di nascosto, sedendomi al posto del mio manichino, in attesa del momento buono, gliela sottrassi da pentinamento. E il violino che continuava a suonare, semplice, era un grammofono che, per quanto poco diffuso a quei tempi, non poteva certo mancare a Baker Street. Sì, ecco, ora ricordo. Holmes è sempre molto creativo. Ma che tipo di grammofono era quello di Holmes? Chi era l'interprete? Ricordo un'incisione della barcarola della violinista Mompower. La Neruda americana, la chiamavano. Ma non so se gli anni fossero gli stessi. Non tutto quello che Holmes faceva mi era noto. Che Holmes abbia inciso egli stesso il brano su un cilindro di cera? Oppure, poiché un'incisione siffatta sarebbe stata di qualità troppo scadente, perfino per l'orecchio dei due rozzi criminali, che l'abbia inciso su un prototipo di vinile realizzato grazie alle sue elevate competenze in antichità.